Di canale 6 TV. Stasera parte una nuova avventura, un nuovo programma che abbiamo già annunciato a tiro incrociato, che va in onda il mercoledì sempre su questo canale. Una trasmissione, abbiamo qui dietro la nostra grafica, che è Dance Fit Ballando al Tour. Buonasera Nicola, benvenuto. Buonasera a tutti. Stasera hai smesso di essere ospite e diventi ufficialmente conduttore insieme a me. Quindi Nicola Iannaco, presidente della Dance Fit Italia. Diciamo, buonasera a tutti con grande affetto. La prima cosa che vorrei prendere come nuovo registro di comunicazione nostro è via questi titoli che danno l'idea della distanza. Il patron di Dance Fit, l'ideatore di Dance Fit, il sognatore di questo grande progetto che oggi qui in questa trasmissione trova un'ulteriore realizzazione, perché come dicevamo prima è un sogno che diventa realtà, perché ho sempre creduto che quello che facevamo e facciamo nei palazzetti deve poter uscire fuori, deve poter essere visto da tutti, e questa era l'occasione giusta. Devo dire grazie in primis, subito, immediatamente, alla proprietà di questa TV, 6 TV, a Carlo, ad Alessio, Campolongo, che ci hanno dato questa grande possibilità e disponibilità. Si sono messi immediatamente
in funzione con la loro grande macchina, certo, televisiva, e sono stati con noi anche un po' sorpresi perché non sapevano che gli eventi del tour durano 8-10 ore nell'arco di una giornata. In continuo. E hanno avuto praticamente il loro shock di approccio con il tour. Però devo dire che a fine serata, nonostante la stanchezza di tutti, certo, noi compresi, abbiamo condiviso dei grandi sorrisi perché, come si dice, buona la prima. Buona la prima tappa, quella che abbiamo vissuto domenica, il 12 febbraio, qui al Palazzetto dello Sport di Battipaglia, ha avuto il suo ben successo perché ha avuto un gran numero di partecipanti. È stata una giornata molto lunga e con questa trasmissione troveremo occasione di farvi vedere pezzo pezzo, di snocciolare quella che è stata la giornata, brava, di prendere non il meglio di, perché con un po' di presunzione il tour è il meglio di, certo, quindi vedremo un po' tutto e lo condivideremo con voi da casa per quelli che non sono intervenuti durante la manifestazione, ma soprattutto per far vedere a tutti gli altri cos'è il tour e cos'è il mondo Dance Fit Italia. Sì. E se mi concedi, come noi ci divertiamo in questi eventi. È una cosa che ci dà gioia, è la mia chiave di lettura, è quello che io dico in apertura ad ogni manifestazione, se siamo qui e coltiviamo un sorriso, allora è giusto essere qui. Esatto. Se non vogliamo sorridere non è il posto indicato, perché noi vogliamo vivere il nostro sport. E meglio sarà altrove. Sì, meglio sarà altrove. Io, è curioso, vedi, c'ho la cartellina in mano, ma è completamente bianca. Facciamo un po' come facciamo a tiro incrociato con Leone, che ci prepara le sue cartelline con le foto, e invece... per piacere faccio vedere questa la cartellina di Dance Fit ballando al tour. Sì, ormai vabbè, per regolarità, però dobbiamo dire che anche io qualcosina ce l'ho, ma l'ho scritta, ma solo per darmi un'aria, perché pensavo che tu venivi con una scaletta ben ricca e mi avresti spiazzato, allora ho fatto finta di scrivermi qualcosa. No, tu mi conosci, io vado a braccio, quello che mi viene in mente quello dico, ahimè. Non so se per fortuna o per sfortuna, e quindi andiamo avanti così. Vabbè, allora, la base di questo programma è proprio questo. È proprio questo. La totale improvvisazione, perché noi lo viviamo l'evento, viviamo il tour ed è parte nostra, non c'è da programmare, certo, perché viviamo dal primo all'ultimo minuto di tutta la manifestazione. Tu sei stata con noi tante edizioni, certo, edizioni precedenti, ora rientri come la voce ufficiale, l'inviata speciale. L'inviata speciale di Canale 6 TV. Di Canale 6 TV, quindi... Senti, durante la trasmissione ovviamente avremo ospiti. Sì, ci raggiungeranno tra poco. E ovviamente parte, questa è una cosa bellissima, io ve lo devo dire perché insomma questo, omaccione per certi versi, così insomma con questa presenza così, non vede l'ora di far partire ufficialmente il televoto. Sì, sì. Lui sta sperando da una settimana. Perché il televoto? Perché l'abbiamo già spiegato in altre occasioni, lo ridiciamo a inizio trasmissione, sì, proprio per a beneficio dei nostri telespettatori, che durante noi manderemo in onda ovviamente questa sera una parte dell'esibizione della gara, nel senso che tutte le esibizioni della gara, che sono tantissime, sono state suddivise e quindi andranno in onda da questo giovedì, tutti i giovedì, fino alla prossima tappa del Tour Dance Fit. Che per essere precisi sarà il 2 di aprile. Il 2 di aprile. E quindi diciamo che questo, il blocco che proporremo stasera potrà essere votato stasera, sì, durante la trasmissione. Quindi apriremo ufficialmente il televoto. Sì. Tu non hai fatto come gli altri anni, nel senso non hai messo le foto sulla pagina. Infatti non sono ancora uscite. Di Dance Fit Italia. Quindi si metteranno praticamente, le lancerai appena aprirai il televoto. E quindi i telespettatori da casa potranno votare la loro esibizione preferita e ovviamente poi chi vincerà sarà premiato, sì, nell'ultima tappa del tour. Sì, diciamo qualche dettaglio in più. Il televoto lo gestiamo come sempre sulla nostra pagina ufficiale di Facebook Dance Fit Italia. Il web voto. Il web voto. Ragione, giusto. Carlo ovviamente è vero, ci segnala. È vero, cioè, il nostro è vero. Non è un televoto, ma è un web voto. Lui ha visto la Carrà, ha sì, visto la Carlucci, ha visto... Allora lui, visto che sta in televisione... Ho fatto le prove tecniche con Sanremo per vedere, bravo, apriamo il televoto, chiudiamo il televoto e quindi mi ero preparata visto, questa battuta. Quindi però, insomma, c'è questa sorta di come dire, di velleità da di parte sua. Di... Procederemo quindi al web voto. Sulla nostra pagina ufficiale Facebook Dance Fit Italia,
che per la cronaca è scritto Dance Fit Italia. Italia. Ma tanto tutti voi già sapete come contattarci e raggiungerci, perché mi avete già bombardato in questi giorni a chiedere quando partiva il televoto, quando, perché per vecchia abitudine lo si faceva all'interno della manifestazione, certo, live. Lo abbiamo portato qui in trasmissione per divertirci un po' più con voi e per darvi il tempo, perché durante la giornata non tutti riuscivano a collegarsi, non tutti riuscivano, certo, per rendere più disponibile la capacità di voto. Lo apriamo oggi e lo chiuderemo all'ultima puntata prima del secondo appuntamento del 2 di aprile, quindi il giovedì prima, chiuderemo e proclameremo il vincitore di questo blocco di televoto, a cui sarà dato l'onore di aprire la manifestazione del 2 di aprile. Del 2 di aprile. E così, perfetto, poi faremo successivamente per il secondo blocco daremo l'onore. Questi vincitori poi acquisiscono ulteriormente il diritto di partecipare alla finale, anche perché sono stati votati dal pubblico e diamo lode al voto del pubblico. Vedremo i video, uscirà in sovraimpressione anche il numero del gruppo che si sta esibendo, così riuscite a focalizzarlo, ma nonostante questo le foto che troverete sono quelle del gruppo per intero, quindi potrete votare con il vostro like o il mi piace la foto della vostra scuola, così come ha fatto a termine dell'esibizione la foto con il numeretto. Se non trovate il numeretto non è un problema, noi sappiamo chi sono. Votate l'immagine che vedete, che è quella racchiusa nella cartella o nell'album, come li chiama Facebook, televoto, e lì ho sbagliato, poi lo correggerò. Lo devi correggere, web voto, Dance Fit. Televoto 12 febbraio 2017, cioè l'album dedicato solo per questo, non è all'interno dell'album ufficiale della gara, dove già sono uscite tutte le immagini della manifestazione, ma c'è un album dedicato a parte. Questo per chiarezza, in modo che si possano muovere con tranquillità. Certo. Ulteriormente diciamo che dal momento in cui lanceremo il web voto, avremo la nostra pagina Facebook qui disponibile, con la quale tenteremo stasera in prima occasione di comunicare anche con voi live. Non garantiamo, perché sono ancora un po', diciamo così, imbarazzato nella gestione di questa cosa, quindi lo avviamo, ma nelle prossime puntate, tanto ce ne sono 7 prima del prossimo appuntamento, sicuramente poi giocheremo anche il fatto di interagire con voi e di sentire dalla viva voce anche vostra eventuali commenti a sostegno del racconto che da oggi parte del tour. Io credo che a questo punto, prima di ogni altra cosa, potremo tranquillamente lanciare con il nostro contributo dalla regia l'apertura della manifestazione, quella che praticamente regala i primi sorrisi, perché è in allegria. In allegria, colorata, imbriosa, giocosa. E dove tutti i partecipanti fanno la loro sfilata d'onore per presentarsi al pubblico che è presente e a noi tutti dell'organizzazione Dance Fit, giudici e pubblico vario, e addetti ai lavori. Perfetto, per incominciare la loro manifestazione. Quindi chiederei alla regia di lanciare la presentazione della manifestazione e subito dopo ci ritroviamo qui per continuare il nostro piccolo cammino all'interno del tour. 4, 3, 2, 1, benvenuti! Buongiorno! Benvenuti alla prima tappa Dance Fit Italia 2017! Fatevi un grande applauso! Voi anche da dietro un grande applauso! Allora, oggi improvvisiamo un poco, non abbiamo la scaletta! Non abbiamo la scaletta! Quindi ci siamo! Pronti per la sfilata! Le mani! Oggi è una grande giornata, prima tappa, Dance Fit Italia 2017, Pazzi Maglia! Oggi improvvisiamo, quindi tenete sempre pronti voi atleti!
piccole. Le mani! Non mi sento, siete morti oggi? Lo che pensamos tenemos que terminar. Vamos a hacer el amor con la maldita. Llévame al cielo a volar. Insomma, ci fa freddo, no, c'è il sole, quindi le mani le voglio sentire, ragazzine, voi ci siete, fate un applauso a loro, ragazzi, prima tappa del tour 2017 Dance Italia. Allora, signori, noi non abbiamo la scaletta oggi, ce la fate proprio, ok, non abbiamo la scaletta, quindi andiamo avanti senza fermarci, perché purtroppo mi fanno lavorare oggi in un'altra venere, vedete dopo. Non mi resta altro che presentare il patron di questo Dance Fit Italia 2017, Nicola Iannacco! Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti. Abbiamo stravolto il programma ordinario. Eccoci qua. Abbiamo sentito la voce di Osvaldo San Martino, insomma, che accompagna un po' la voce che accompagna tutto il tour Dance Fit. Qualche volta l'ho fatto insieme a lui e mi sono divertita, infatti. Tanto. Ogni tanto, insomma, arrivavo. sono sempre stata un po' tipo, sai, il fulmine al ciel sereno. Bravo, bravo, per Osvaldo. Vorrei subito dire Osvaldo San Martino, voce ufficiale del tour. Ma non solo, perché Osvaldo San Martino è un presenter internazionale, fortemente accreditato nel sistema, nel mondo fitness, e
su tutti i palchi della fiera del fitness e di tutte le fiere di rilievo. Ecco perché il carisma che si sente dal pezzo che abbiamo visto di presentazione, anche se devo dire bisogna viverlo live, perché sì, l'entusiasmo che trasmette Osvaldo lì, al di là del modo comico di approcciare, è sempre molto energizzante, sì, è dinamico, è molto esplosivo. Ovviamente noi approfittiamo per salutarlo stasera, perché stasera non è qui con noi, ma ha avuto un impegno in un centro che dirige e quindi non è potuto intervenire. Era giusto che ci fosse anche lui, perché essendo la voce doveva condividere con noi, ma è stata una cosa imprevista, si è tanto scusato, ma di cuore lo sappiamo ospite che tornerà con noi, sia perché è la voce e quindi condivideremo con lui alcuni passaggi, le sue emozioni anche nel fare entrare, uscire, ballare tutti quei ragazzi simpaticissimi e vivere anche la difficoltà dell'inaspettato quando chiama il gruppo e non entra in pista. O quando io gli rubo il microfono. O quando arrivi tu e come la freccia all'improvviso arrivi e gli togli la scena, giustamente. Perché, ma lo facciamo in maniera giocosa, ovviamente, lui lo sa e gioca anche lui su questa cosa, ovviamente. L'appunto di Osvaldo ci è utile per entrare immediatamente nella presentazione di una delle novità che il tour di quest'anno ha portato. La parola stessa Dance Fit Tour, Dance Fit è l'acronimo di dance e fitness, ballare e fare fitness, uniti insieme nel nostro sistema si amalgamano e creano le novità. La novità di quest'anno è stata proprio per mano di Osvaldo, perché, ripeto, essendo lui un grande portavoce del mondo fitness, abbiamo creato insieme questo nuovo prodotto che tra un po' vedremo, ma che vi descrivo brevemente perché è una cosa fantastica. Energia allo stato puro, il Jump Resistance Training, che è un prodotto che Osvaldo portava nel cuore da tempo e che grazie a DanceFit ha avuto la possibilità di realizzarlo. Non solo di rendere concreto quello che immaginava, ma l'ho messo immediatamente in pratica. Tanto è che prima del tour sono già partiti i primi corsi di formazione che ha tenuto proprio Osvaldo e che hanno raccolto veramente tanto interesse, sia nel mondo fitness, ma soprattutto nel nostro mondo dance. Perché cosa ha fatto? Ha preso la velocità musicale del ballo, quello che viviamo noi come stile dance, e l'ho messo su un trampolino elastico, che di per sé non è una novità, perché esiste già un qualcosa che utilizza il trampolino, ma con la velocità, l'energia e la determinazione di Osvaldo si è trasformata in una macchina da guerra, perché ha battute con i BPM tirati su fino a 160, chi sale su quel trampolino veramente fa i salti mortali. E allora, questo per dire che il Jump Resistance Training è una delle prime novità che sono state presentate al tour. Altro da aggiungere, credo non ci sia che dire. Lasciamo vediamo la voce alle immagini. Alle immagini. Sì, le immagini arrivano, perché non avevo detto ad Alessio di... Al nostro regista Alessio. Di che mi sarei improvvisato in questo senso, quindi Alessio perdonami, sono pronto per dire di nuovo, occhio alle immagini, vediamo un attimo questa grande energia del Jump Resistance Training ad opera del Osvaldo San Martino e di tutto il Dance Fit. Thank you.
questa era la dimostrazione di questa nuova attrattiva, diciamo, 2017 del Tour Dancefit. Io devo dire che sto comoda, perché il mercoledì me la faccio tutta all'impiedi la trasmissione con Leone, che hai visto, insomma, me ne combina di tutti i colori. Quindi il giovedì bella, è una mina vagante, Leone. Leone è una mina vagante. Insomma, per chi segue Tiro Incrociato sa benissimo di che cosa parla. Invece il giovedì la stiamo facendo bella, rilassata. Sì. E intanto io, prima di lanciare l'altro filmato, volevo salutare i nostri ospiti che nel frattempo sono arrivati e si sono accomodati, e sono i ragazzi, ovviamente gli insegnanti della Star Dance. Sì, che i ragazzi, lascio a te dire. No, infatti stavi per dire, volevo dire chi sono questi ragazzi. Sono i componenti del gruppo Star Dance, che l'anno scorso detentori del titolo di campioni assoluti del Tour 2016. Sono stati i migliori in assoluto. In questa nostra terminologia il tour è finalizzato a questo: noi siamo alla ricerca dei migliori, e oggi abbiamo portato, ovviamente per inaugurare questa trasmissione, i migliori dell'anno scorso. Tutto il tour si sviluppa alla ricerca di gruppi, di atleti, di competitori che hanno praticamente un'attitudine particolare in questa disciplina e la riescono a rappresentare. Devo dire con grande orgoglio, per loro, per me riguardante il tour, ma soprattutto per loro, questi ragazzi sono la rappresentazione dell'impegno all'ennesima potenza, perché veramente fanno sacrifici enormi per poter detenere questo titolo. Non è il primo titolo che hanno con noi, hanno già conquistato anche il titolo precedente, e in questo momento e quest'anno stanno praticamente combattendo per difendere e mantenere, ed eventualmente, noi siamo scaramantici ovviamente, io personalmente sono molto scaramantico, io tifo per tutti, non posso tifare per loro assolutamente, ma io auguro che possano con serenità affrontare anche questo tour e conquistare il terzo titolo, che per loro sarebbe veramente uno smacco. Tra l'altro io, insomma, lo voglio ricordare che con me, con te, loro hanno vinto anche altro. Sì, perché, sì, questi ragazzi, voglio dire, sono ragazzi che conosciamo ormai, sono ragazzi da una vita, talentuosi perché hanno anche vinto la categoria ballo a talenti nascosti, non mi ricordo, mi pare l'edizione 2014 15 è il 2015, quindi due anni consecutivi hanno vinto il talento al ballo. Insomma, questo quindi, perché, permettimi di dire, il tour che li aveva proclamati campioni aveva questa, diciamo, white card per talenti, e li ha portati ovviamente direttamente in finale, dove si sono esibiti al Festival di Talenti, che spero possa avere presto seguito di nuovo a nostra opera, perché è stata veramente una grande esperienza. Bella esperienza, insomma. È sempre nel principio del tour, dare visibilità e dare voce a quello che il territorio custodisce, ma che non può, per vari motivi, sempre, insomma, rappresentare. Talenti, il Festival di Talenti era arrivata alla decima occasione, edizione, infatti. Insomma, quindi per otto edizioni mi sono occupata, nelle ultime due, sì, insomma, due, tre, mi pare, tre, se non quindi, quattro, sei stato perché con me. La prima sono stato ospite. Sei stato ospite. E poi un po' come qua. Sono arrivato ospite a Tiro Incrociato e oggi abbiamo la nostra trasmissione, insomma, ma questo è, voglio dire, è dovuto anche al rispetto che c'è delle competenze, delle professionalità, no? Nel senso che almeno io ragiono così, non tutti ragionano così. Vabbè. Francesca Sproviero ragiona così. Quindi mi piace collaborare, quindi ho avuto l'incarico della direzione artistica di Talenti per tanti anni, poi ti ho coinvolto, abbiamo coinvolto, insomma, anche altre persone. Purtroppo Talenti quest'anno non si è fatto, non per colpa nostra, insomma, speriamo di riprenderlo. Io mi auguro abbiamo che fatto tu, questa piccola sei sul parentesi territorio molto attiva, possa riconquistare, sicuramente, diciamo così, sicuramente. Anzi sì. No, dare coraggio a quelle persone che avevano questa possibilità, che quest'anno non hanno dato seguito, di prendere coraggio e di dare continuità, perché è una bella opportunità. Ma torniamo a noi, perché noi siamo qui per parlare del tour. Del tour, vabbè, un discorso per dire abbiamo che qui con noi se i si crede campioni, nei talenti, poi il lavoro, insomma, va avanti. Questi ragazzi hanno dato veramente lustro al tour, perché ovviamente anche in assenza di talenti si sono comunque mossi, hanno rappresentato, poi dopo con loro condivideremo il passaggio che
grazie alla borsa di studio, anzi no, con il supporto della borsa di studio del Tour, sono andati alla ribalta di ulteriori altre competizioni di carattere nazionale e di grande prestigio, e poi sentiremo da loro direttamente che anche lì hanno dato conquista, hanno fatto conquista. Messo in luce quello che è il loro talento. Io direi andiamo dopo però con i ragazzi. Sì. Volevo... ora vediamo la seconda esibizione. Sì, la seconda esibizione, sempre per dare illustrazione, è legata sempre ai trampolini, per far capire che quella disciplina, uno potrebbe pensare che è dedicata agli adulti, è dedicata alle persone. No, perché il progetto di Osvaldo, nonostante sia estremamente articolato per quello che riguarda la velocità di esecuzione, per quello che riguarda il momento fitness che si vive sul trampolino, è comunque versatile e dà la possibilità a tutti di poterci salire sopra, anche ai bambini. E quello che stiamo per vedere è stata la prima esibizione di bambini, e quando dico bambini parlo proprio di bambini piccoli, che grazie all'istruttrice Luciana, che poi avremo anche lei qui con noi nelle prossime puntate, una delle prime formate in Jump Resistance Training da Osvaldo, ha fatto questa evoluzione e ha fatto approcciare i bambini a questo sistema, utilizzandolo come un gioco. Li fa non solo divertire, ma ha creato quella che è l'interesse e soprattutto la socializzazione. Tant'è vero che nella scuola di Luciana ci sono tanti bimbi che hanno ritrovato la comunicazione e il sorriso grazie al suo lavoro. E devo dire che poi quando saremo con Luciana faremo un approfondimento su questo, perché il ballo aiuta anche a sviluppare queste cose e a creare e di sostegno sicuramente. Io lo so che stai cercando di convincermi di salire su quel trampolino. Infatti perché lo fanno anche i bambini, ma non mi interessa. Non è il caso. Allora, sempre con il nostro supporto dalla regia, vediamo quest'altro contributo con la prima esibizione che è stata fatta al Tour domenica scorsa dei bambini sul trampolino con il Jump Resistance Training. We'll be right back.
guarda, mi hai quasi convinto. Quasi, vero? Prima che finisca il tour forse ci provo con i trampolini, anche, un po'. Anche perché se ci sono riusciti i bambini. Sì. No, ma il problema non è tanto che ho paura di andare sul trampolino. La mia paura è che se comincio a salirci poi non scendo più. Esattamente al contrario. Ed è molto probabile. Perché credo che sia un bello sfogo, adrenalinico. È molto energizzante. E quindi è quello. Abbiamo visto questa esibizione. Tu che eri talmente in fermento per il web mondo, che cosa è successo? È il tempo di aprire il televoto, finalmente, il web voto. Perché? Perché questa che abbiamo visto è stata la prima esibizione del tour ed è anch'essa disponibile nel web voto. Quindi devo finalmente, dopo tanto aver atteso questo momento, ufficialmente apro il televoto e Francesca, consentimi, ufficialmente do il click alla pubblicazione delle di tutte foto le immagini sulla pagina, sulla Dance, pagina Fit Italia. Dance Fit Italia, per poter garantire il voto a tutti. Quindi votate, votate, votate e mi raccomando, ad ogni puntata seguite il vostro gruppo, ricercate la foto e votatela. Porteremo con noi il vincitore fino all'ultima puntata, prima della seconda tappa, perché questo programma ovviamente avrà continuità perché accompagnerà tutto il tour, porteremo con noi e gli garantiremo l'apertura del prossimo evento del 2 di aprile. Quindi votate tutti, mi raccomando, perché sarà grande gioia per noi dare l'apertura dell'evento in mano ai vostri ragazzi. Bene. Allora. Ora! Soddisfatto, contento di aver aperto il web voto. Lui sì. Ha fatto questa trasmissione solo per fare questa cosa. Sì. Cioè, ti dico la verità, mi sono guardato Sanremo solo per studiare questo, perché non è che era così entusiasmante questo Sanremo di quest'anno. Ma come tutti gli anni, voglio dire, nel senso che Sanremo è una di quelle cose che, come dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché se no non si parlerebbe di che cosa? Di aria fritta. Invece Sanremo, viva Dio, si parla di Sanremo, poi è la volta di un'altra cosa. Però Sanremo, insomma, si fa anche per questo motivo qua, per essere tanto criticato, perché fa tendenza, perché è così. Bene, io scambierei due chiacchiere con i nostri ospiti e lascio a te ovviamente l'onere e l'onore. Assolutamente. Anche perché io l'ho fatto in altra veste, poi avremo modo di vederlo. Sì, sì, infatti lo vedremo successivamente, ma per il momento lascio a te. Vorrei fare un passaggio con loro perché sono la squadra rappresentativa del tour di quest'anno. Domenica hanno vissuto con noi l'apertura del tour e giustamente io non sono esperto di camere, quindi devo guardare di là, non devo guardare di qua, giusto? Quindi noi siamo di là e i ragazzi nostri sono di qua, quindi li posso guardare, la camera pensa che sto guardando di là. E questa qua per noi e per loro è sempre quella anche per loro. Io guardo di là, sto tranquillo. Ragazzi, benvenuti, sono felice di aprire questa trasmissione con voi. Giuseppe è un po' di meno con noi. Giuseppe con grande affetto mi deve perdonare, ma l'ha costretto a stare qui tra di noi. Giustamente Giuseppe diceva: sono un attimo stravolto, una giornata infinita, come faccio? Giustamente. Però c'è tanta gente che dice: ah sì, che bella, andiamo in televisione. C'è tanta gente: no, non mi inquadrare, ti prego, non mi inquadrare. Il mondo è bello perché varia. Sicuramente. Ma poi Giuseppe di sé lo conosco da tempo, ha un carisma che può coprire ogni sorta di fatica o di sofferenza. Questo lo dimostra, anzi se diamo anche il microfono a Giuseppe così lo sentiamo subito dalla viva voce, lo dimostra quando è in pista. Giuseppe, ti togli il dente e basta, e non ci pensiamo. E anche se ti sei nascosta dietro Franci, ti lancio subito. Ma là lo inquadrano, vedi che sta in primo piano. Dicevamo, la sofferenza in pista, lui ne è parte di questo gruppo, è attivo protagonista e nonostante il ballo sia impegnativo, i sorrisi vanno a 360 gradi. Lui ne è una dimostrazione e vorremmo condividere con te la tua emozione di quel momento, quando sei lì in pista, appena varchi, al di là del fatto che siete i campioni, chiedo a voi, che emozione si prova, nonostante si è campioni, a scendere sempre di nuovo in pista e mettersi in gioco? No, l'emozione alla fine è quando entri in pista, che senti la musica, la balli, perché ovviamente è un'emozione unica. Poi ognuno di noi riesce a dare la propria emozione quando balla.
No, cioè, infatti questo è vero. Penso che Anna è più preparata di me su questa cosa, perché io mi diverto, Giuseppe, io entro in pista per divertirmi, Giuseppe, non per gareggiare o per altro, io entro in pista per divertirmi. Io credo che questa sia una delle cose che è un punto di forza per loro, perché io lo dico sempre al tour, se balli divertendoti balli meglio, sì, e riesci a dare il meglio di te. Se balli con tensione vuol dire che sei arrivata alla competizione con una preparazione tecnica, potrebbe essere anche sufficiente, ma non hai capito ancora lo scopo vero del ballo qual è quello, okay, di farti sorridere, di darti allegria e di trasmettere ovviamente un'emozione che provi e che condividi con chi ti guarda. Soprattutto se il ballo, sei troppo teso, condividi la tensione. Infatti, ecco, infatti il ballo deve essere il tuo punto di forza, io dico sempre, certo, usa il ballo per renderti più forte. Quando loro scendono in pista io glielo leggo in faccia che hanno un'emozione, hanno un'energia. Io volevo salutare le persone che sono qui, almeno sentendo il loro nome, tanto per dirgli, perché io li vedo sempre in pista, no? Però li vedo da una certa distanza. Perché sono a un certo punto diventano anche un numero, balla il numero tot, per cui in quella giornata ovviamente, al di là che li conosci tutti ovviamente. No. Oggi per abitudine si conosce sempre, diciamo così, il capo team o la rappresentanza del team. Però oggi vorrei conoscerli, non solo per me, ma soprattutto per gli amici da casa, voglio dare la possibilità di conoscere ognuno, quindi volevo salutare anche quelli che hanno detto non fammi dire niente e stiamo salutando Livia e poi abbiamo il microfono un po' più Giada Anna Maria Pia Patrizia Raffaele. E credo che per Raffaele e Giuseppe, in mezzo a tutte queste donne, perché ricordo che il gruppo, se non sbaglio, sono solo loro le figure maschili, sia dura non solo per quello che riguarda il confronto, perché sì, giustamente la donna ha il suo stile e il maschio ovviamente deve fare uno sforzo in più per raggiungere la classe che può rappresentare una donna. Però credo che stare in mezzo a loro com'è? Beh, sicuramente difficile, innanzitutto in palestra a gestirle, sia per me che per Giuseppe. Niente. Il brivido della competizione, essere lì in mezzo a loro, condividere con loro la responsabilità di quel momento. Com'è? Beh, la responsabilità è sicuramente alta e essere innanzitutto sincronizzati tutti, perché quella è la cosa principale per noi, essere sincronizzati e ballare e trasmettere tanta passione. Vero, perché loro, ricordiamo agli amici da casa, sono i campioni assoluti di sincro dance nella nostra classificazione, che sarebbe la tecnica di eseguire la coreografia perfettamente tutti sincronizzati insieme e rappresentare la stessa in base alla tematica musicale. Certo. Che detta così può sembrare semplice, ma posso garantire che non lo è. Tanto per dare una citazione di esempio, quando vediamo il sincronizzato in piscina, sì, che a testa in giù escono fuori con i piedi tutti, certo, loro non stanno a testa in giù, ma in mezzo alla pista, garantisco, io che li vedo, poi tra un po' li rivedremo sempre col contributo di Alessio. Io anche li so, e quindi so bene quanto siano sincronizzati. Sì. Tanto è che il regista, quando ha montato lo spot di apertura del tour di quest'anno, mm-hmm, ha dedicato qualche secondo in più a loro, perché al di là del fatto che sono i vincitori del tour precedente, veramente meritavano. Sono catalizzanti in questo senso, devo dire la verità. Però vorrei ovviamente sentire anche la viva voce della parte femminile che partendo da Anna, che la conosciamo da tempo, sì, e che con Anna abbiamo oltre il ballo, abbiamo condiviso le sfilate, insomma un po' di i concorsi, insomma chi di più tutto, ne ha più ne metta. Di tutto un po'. Anna ovviamente è la portavoce, è la voce femminile di questo gruppo. Di questo gruppo. Più che altro perché le altre mi hanno minacciato e hanno detto se ci fai parlare portavoce in questo senso. Perfetto, okay. Anna, grazie anche a te per essere qui con noi stasera insieme alla tua squadra, un'emozione condivisa in quel gruppo, la responsabilità, come dicevo prima, di sapere che se fai bene insieme al gruppo, se eventualmente ti sfugge una mano, il gruppo cosa pensi che ti faccia in quell'occasione?
No, io in primis volevo fare i complimenti a te Nicola per l'organizzazione della Dance Fit, perché è una gara, cioè, bellissima in tutto, in organizzata nei minimi dettagli, e quando entri nel palazzetto senti lo spirito, parte della gara, ma di stare proprio in famiglia, cioè io mi sento a casa. Quindi anche quando, cioè, quando entro in pista lo faccio perché mi piace, perché devo, in quel momento devo fare la competizione, però non, cioè, noi lo facciamo con passione, non entriamo in pista anche perché con il gruppo che ci scontriamo sempre siamo grandi amici, ci stimiamo, quindi balliamo perché dobbiamo ballare, cioè non ci sentiamo minimamente in competizione, ed entriamo perché vogliamo trasmettere al pubblico, anche ai giudici e a te ovviamente che sei il pilastro della Dance Fit, e quindi diciamo che per noi è stare con voi è bellissimo. Io ti ringrazio e garantisco al pubblico da casa che non l'ho pagata Non gli ho garantito titoli, non gli ho garantito niente, anzi, come sempre, devono conquistarsela, però mi fa piacere sentire da loro che sono gli autori, anzi no, gli attori principali del tour, che ciò che cerchiamo di trasmettere al tour arriva ai ragazzi, ed è la prima cosa. Ma io ti dico, tu non hai avuto modo di vederle, perché non c'è stato il tempo tra le mille cose che abbiamo fatto, ma tutte le interviste, poche perché tu sai che io ho fatto mezza giornata questa volta perché avevo un altro impegno, un'altra passione ovviamente, e tutti quelli che hanno parlato con me, si sono confrontati, non solo gli atleti, devo dire hanno tutti parlato bene della Dance Fit, quindi questa a riprova del fatto che non hai pagato, non hai promesso niente. Anche perché domenica non abbiamo primeggiato, quindi, cioè, noi comunque, anche se non abbiamo primeggiato, siamo contenti, e cioè, su Facebook, telefonicamente, abbiamo comunque fatto i complimenti all'altro gruppo. E questo perché è lo spirito che coltiviamo noi. Noi e mi fa onore, siamo un gruppo unito, e che cioè, è sportivo, cioè, non ha cattiveria. Lo dico veramente con il cuore. Bene, ci fa piacere. Beh, si vede in quello che fate, questo lo devo dire, e a riprova del contrario anche gli altri che si confrontano con voi hanno dato grande rappresentazione di sportività. Francesca, perché i ragazzi quando gareggiano, nel frattempo dico questo, vorrei dire ad Alessio che ci agganciamo con le interviste e poi vedremo l'esibizione dei ragazzi. Grande rappresentazione di sportività, perché loro quando gareggiano, essendo la classe massima del tour, fanno il turno di eliminatoria e i primi tre classificati o i primi due in base al numero dei partecipanti rifanno uno scontro che noi chiamiamo lo scontro diretto. E quindi memoria, si rimettono in gioco. Dire la verità che anche in quell'occasione i ragazzi, ma come anche l'altra squadra che alla gara di domenica, hanno dato grande sportività, perché si sono applauditi a vicenda prima ancora di ballare, e al termine si sono anche salutati, e ho visto anche dei fuoripista con abbracci calorosi, perché i ragazzi entrano in pista per difendere la loro sportività, la loro passione, ma quando escono di là sono tutti amici, e questo è quello che noi coltiviamo al tour, sempre e comunque. Così, laddove non ci sia questa identità nei partecipanti, io sono il primo a garantire l'allontanamento di queste persone, perché da noi deve vivere sempre il sorriso. Testimonianza di ciò, se la regia ci dà il nostro contributo, vediamo le interviste che abbiamo raccolto, anzi che hai raccolto, che ho raccolto, da inviata speciale al tour. E partiamo, è vero, le interviste, possiamo partire da quelle dei giudici, degli insegnanti, e c'era anche un'intervista del pubblico. Alessio, le puoi mandare a random come preferisci, per far vedere un attimino il sentore di quello che si è vissuto. Batteva le mani, il che significa che sta ballando qualcuno.
mia nipote e le figlie delle mie amiche. Vediamo che faceva il tipo, bello. Tantissimo, siamo emozionatissime. Cosa le sembra questo palazzetto oggi? Allora, bellissima organizzazione perché c'è un servizio d'ordine che sinceramente ci lascia stupiti ogni volta rispetto alle altre manifestazioni. Qui c'è molto ordine, non c'è gente nei corridoi, c'è ordine e quindi siamo anche tranquille se le ragazze si allontanano, stanno comunque... E poi c'è Canale 6 TV, ovviamente. Allora, intervistiamo questo bel giovanotto che balla per... Tocco di classe. Tocco di classe? Martino Palmieri. Davvero? E senti, hai già ballato tu? Sì, ho già ballato. E come ritieni la tua esibizione? Sei rimasto contento? Sì, molto. E quindi cosa ti aspetti? Aspetto che vinciamo. Ma seppure non vincete va bene uguale, no? Sì, sì. Comunque siamo qua. E vieni anche tu, vieni qua vicino. Vieni qua. Marianna, è vero che tu ti chiami Marianna? Sì. Sì? E hai ballato, Marianna? Sì. Sì. Con lui? No! Lui ha ballato con te. Con te? Ok, e allora con questi allievi della Tocco di Classe, salutate, ciao! Eccoci qua, io sono qui con mia nuora Elisabetta Infante. Buongiorno, Noi giochiamo su questa cosa della nuora, eh? Sì, sì, per favore. Allora Elisabetta, hai già ballato? No. Ballerai e con che spirito ballerai oggi qui a Dance Fit? Sempre grintosa, come sempre. Come sempre. Senti, che cosa ballerai? Balleremo nella categoria duo, under, over 16 e speriamo bene. E in bocca al lupo. Ciao Elisabetta. Un bacio. Eccoci qua, altra insegnante, altra scuola, qui al Tour Dance Fit 2017, Martina Palmieri di Tocco di Classe. Ciao Martina. Esatto, buongiorno a tutti. Martina, come sta andando la giornata finora? Cosa ti è sembrato? La giornata è iniziata benissimo e prosegue benissimo. L'emozione non manca mai, soprattutto alla prima tappa del Dance Fit Tour. I bambini finora sono stati bravissimi, i gruppi sono tanti e tutti veramente molto molto bravi. Speriamo di dare il meglio e un in bocca al lupo a tutti. Quindi bella competizione tra gruppi, insomma, tutti ben preparati. Però l'importante è far partecipare con lo spirito, così come so che tu fai. Sì, quello che dico sempre ai miei allievi è di ballare con il cuore. Se ballano col cuore, per me hanno già vinto. Certo, giustissimo Martina, ed è bellissima questa cosa che trasmetti ai tuoi allievi. Grazie di essere stata con noi Martina e ovviamente guardaci su Canale 6 TV. Sicuramente, grazie a tutti e un bacione. Ciao. Questa era la viva voce delle interviste, hai visto quelle che hai fatto tu, eccellente ovviamente, non so come riuscivi a sentire con quel rumore, con tutto quel fondo, quel fracasso. No, però vedi che si sentiva anche quella insomma fatta dal pubblico, che c'era la signora che tra l'altro era in dolce attesa, che si sbracciava ed era contentissima, quindi voglio dire, come ti dicevo, un buon segnale positivo. Un buon segnale positivo, sicuramente sì. E volevo ritornare un attimo a parlare con i ragazzi, più che altro perché... volevo vedere anche la loro esibizione. Uh-huh. Prima di questo però volevo fare una domanda, continuo a parlare con Anna perché giustamente è la più coraggiosa del gruppo. Da dove è partita questa passione, Anna? Allora, noi per gioco, tra virgolette, ci siamo riuniti in una saletta e abbiamo deciso di creare questo gruppo. Poi tra le varie federazioni ci siamo iscritti alle varie gare e abbiamo visto che comunque eravamo compatti, uniti e avevamo la stessa passione e siamo andati avanti. Quindi dal gioco siamo passati al vero impegno, perché gestirli non è semplice, cioè questa è una piccola parte della Star Dance, ce ne sono altri, quindi approfitto. Quanti che siete? Siamo 13. Gli altri in questo momento stanno al lavoro e quindi gestirli veramente è difficile, ma perché in sala come in pista siamo amici.
cioè io non so, io sono diciamo il pilastro loro tra virgolette perché li tengo un po' a bada, però quando entriamo in palestra è sempre un momento per stare insieme, quindi veramente siamo dei veri amici, cioè, quindi è molto dura perché sono dei chiacchieroni. Vabbè. Quanti guarda, ore di allenamento stai fa? Parlando qui con gente che non spiaccica proprio. In pratica noi ci alleniamo 4 giorni a settimana e un'oretta e mezza, però diciamo che tra una chiacchiera e un'altra, sì, un'oretta e mezza. Comprese le chiacchiere. Un'altra domandina gliela facciamo dopo, io voglio un attimino dare la possibilità al pubblico di vedere di cosa stiamo parlando, perché certo. Noi facciamo elogi, ma facciamo vedere anche quello che noi sappiamo, perché noi sappiamo ovviamente. Certo. Ricordiamo che anche loro sono in concorso ovviamente, quindi loro sono qui, ma sicuramente tutti i loro followers hanno possibilità di tra l'altro ho dato uno sguardo al live, perché sì. Lo voglio anche ricordare che siamo live, la trasmissione va in onda su canale 7 TV, ma è anche live su Facebook e ne approfitto per dire di andare anche sulla pagina di Canale 7 TV e mettere sì. Il like non solo alla foto, mi raccomando, non solo alla foto del vostro gruppo preferito, fatelo anche sulla pagina di Canale 7 TV e siamo già oltre le 1000 visualizzazioni solo su Facebook, il che significa che ci stanno seguendo. Il che significa che abbiamo quindi il dovere di far vedere quello che stiamo raccontando in immagini. In immagini, quindi dalla regia Alessio, se mandiamo l'esibizione, il ballo che hanno portato praticamente i ragazzi della Stars Dance alla prima tappa del tour di domenica. Quando ci aspetta d'averti questa sera, costa luna piena, quando ci assonia di dirti quanto t'amo, costo cuore e mamma, tu sogni qui nel blu. Trumpets blow. Questa è la dimostrazione, Nicola, di quello di cui abbiamo parlato finora, quindi della bravura del gruppo Stardance. Infatti, e al volo volevo dire, sì. Com'è rivedervi in TV, ragazzi? A verità io non ci vedo da lontano, quindi, quindi spero che siamo andati bene. Lui ha detto vede gli errori, perché... Infatti la mia domanda era per avere una cosa del genere, siamo per tutti, capire... Ma siamo tutti così. Usa il microfono solamente. Si vedono anche gli errori.
soprattutto gli errori. Quindi qualcosina c'è stata che sì, non è andata sì, tecnicamente. Sì. Ragazzi, ma in tutte le esibizioni, no? Non solo di ballo, qui nella trasmissione o qualunque cosa si faccia, alla fine è inevitabile che si facciano degli errori, soprattutto quando la cosa è così di getto e spontanea. Quindi è ovvio che tutti noi guardiamo gli errori ed è così. Che poi, voglio dire, errori non sono, ma magari piccole imprecisioni che... Vabbè, agli occhi di profani come noi, tra virgolette, è sempre tutto bello, tutto lineare, tutto fantastico. Bravo. Loro invece che sanno cosa dovevano fare, certo, hanno potuto immediatamente percepire la differenza. E io direi, Francesca, sì, di lasciare un po' di spazio alle immagini, sì, che abbiamo parlato dalla troppo, concitazione di chiacchierare abbiamo detto un bel po' di cose. Sì, tante. Chiediamo ai ragazzi se si possono trattenere e vediamo il primo blocco della manifestazione con le prime esibizioni, in modo blocco da garantire che ovviamente potranno votare. Votate. Avete visto che quando c'è l'esibizione, anche con quella dei ragazzi che abbiamo visto, sotto esce il numero di gara, quindi nella pagina dedicata al web voto, ricercate la foto col numeretto, o se non trovate il numeretto, le immagini del vostro gruppo sicuramente ovviamente le riconosceranno. E votate. E ovviamente un like. Io ho notato poc'anzi che già anche si stanno like, affrettando a votare, quindi fatelo, c'è il tempo, con tutta serenità godetevi anche lo spettacolo. Guardatevi il ballo, rivedetevi con emozione questa ripresa e ovviamente gli eventuali errori da correggere. Questa ripresa, dicevo a largo campo, che è un'esclusiva di 6TV. Vorrei dire, prima di mandare il blocco, che credo Alessio già abbia previsto questo particolare, sì, poi lo troveranno in sovraimpressione, che comunque tutti questi video sono disponibili, 6TV si rende disponibile, poi usciranno i dati per contattare 6TV. Per poter recuperare questi video e avere la possibilità di avere un fantastico, poi dopo al prossimo passaggio ve lo faccio vedere. Al prossimo passaggio è bravo, diciamo, ricordiamo anche insomma il CD, il DVD del proprio ballo in base al numero che vedete, così potete prenotarlo e ve lo credo che lo invieranno a casa, poi vedrete un attimino come recuperare. La redazione di 6TV è estremamente disponibile in merito a questa cosa. Vi lasciamo al primo blocco, ci rivediamo subito dopo, ritorniamo in studio con i ragazzi per ulteriori piccoli passaggi. E salutiamo anche un altro nostro ospite, perché abbiamo qui anche un giudice. Infatti. Allora, a tra poco, godetevi lo spettacolo. Con un litro d'aranciato, sai perché?
then, be ready for the great music. Il salto del canguro.
suena, suena, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. No so se son pazzo o son un genio, faccio i selfie ma sì, alla web pequeño non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, scorcio acqua minerale, andiamo a comandare. Eccoci qua, finito il primo blocco dei nostri, delle nostre esibizioni. Intanto il nostro parterre si è arricchito e abbiamo ho qui a fianco a me il giudice federale Maria Giovanna Molaro. Benvenuta tra di noi Maria Giovanna. Grazie. Intanto ti faccio ambientare, vabbè, ti ho solo salutato. Okay. E siccome durante, la, che, durante l'andata in onda del nostro blocco io mi sono rifatta il rossetto, ecco, volevo approfittarne, perché mi devo ricordare così le cose, per ringraziare ovviamente chi come da sempre cura il mio trucco e parrucco, che sono Dimensione Donne di Luigi Pierro e Paola Cicchetti, e manderei un attimino il loro spot. Bene. Dimensione Donna, parrucchiere, centro estetico di Luigi Pierro e Paola Cicchetti. Trattamenti benessere per la cura della persona, estetica, consulente d'immagine, olistica, riflessologia, relax. Vi invitiamo nella nostra beauty spa per ritirare la Fidelity Card. Il nostro salone ti premia. Dimensione Donna, via Roma 256, Bellizzi Salerno. Eccoci qua. Allora, ricordiamo un attimo il fatto che dicevi tu prima, e se la regia mi... ecco qua, volevo un attimo far vedere quello che è il supporto su cui Canale 6 TV riproduce tutte le esibizioni. Lo apriamo così facciamo vedere anche il dischetto, ecco qua, fatto per bene. Stavo dicendo su cui Canale 6 TV riproduce tutte le esibizioni in maniera singola, per cui questo dischetto è acquistabile sia durante gli eventi nel palazzetto, sì, quindi c'è la postazione di Canale 6 TV e sono acquistabili lì, oppure per chi si è persi quelli di questo della scorsa tappa, della scorsa, sì, domenica, può contattare i numeri che andranno in sovraimpressione, può contattare Canale 6 TV e può farne richiesta. Sì, è già accaduto, infatti in settimana mi hanno chiamato e abbiamo deviato. Oggi cogliamo l'occasione di dirlo a tutti, con l'aiuto della regia, il numero di telefono che passerà è sempre disponibile per darvi la possibilità di comunicare i numeri. L'importante è che ricordate il numero di gara della vostra esibizione, certo, a cui siete interessati, quello che vedete quando vanno i blocchi che stiamo trasmettendo, o comunque quello che ricordate che avevano i vostri allievi, i bimbi in mano prima di entrare prima in gara, per essere giudicati. Lo comunicate. Quel numero è sempre lo stesso, sia qui in TV, sia per il televoto, sia per la competizione, sia hanno per un avere unico numero singola di identificazione, quindi siamo tranquilli, l'importante, quindi, è ricordare quel numero. Il numero andrà in sovraimpressione, se proprio il numero non riuscite a vederlo, contattate, mandate un messaggio sulla pagina di Canale 6 TV e quindi potranno tranquillamente mettersi in contatto con Canale 6 TV, a parte il fatto, insomma, che voglio dire i recapiti sono disponibili ormai, con Google facciamo tutto. Sì, infatti, infatti, sì, infatti. E quindi, allora io... Maria Giovanna, ah, ecco, quindi vi siete organizzati, mi state tagliando fuori per evitare domande imbarazzanti, mi sono coalizzata. Allora, tu poi dirai, come dire, quello che è il curriculum di Maria Giovanna.
Va bene. Io intanto chiedo a lei, perché so per certo, sì, essendo stata presente altre volte al tour di Dancifit, so che Maria Giovanna è giudice a Dancifit Italia durante il tour per la prima volta. Quindi sì, qual è stata la tua impressione? Non parlare di male di Nicola, però. No, assolutamente, anzi. È un grande professionista, quindi anche volendo non si potrebbe non se ne dire... potrebbe parlare male. No, assolutamente. No, impressioni tutte positive, un'organizzazione impeccabile, massima disponibilità, massima serietà, gruppi indubbiamente di rilievo, di alto livello, altissimo livello. Niente. E quindi continuerai questa esperienza? Sicuramente, se dopo che hai parlato riterrai il nostro sì, riterrai che hai parlato opportuno, certo, visto che hai parlato bene. Mi dipingete come una figura un po'... No, oscura. Vabbè, abbiamo equalizzato un po' tra donne. Abbiamo equalizzato un po' tra donne, ma sì, poi sì, voglio dire, chi conosce te, un modo simpatico per sa la stima e l'affetto che c'è, insomma, quindi sicuramente sì. Volevo dire sì, del giudice che di Maria Giovanna, che si è resa disponibile questa sera ad essere qui, certo, con noi, ha un passato che io conosco da tempo, perché per mia abitudine le persone che partecipano al tour. Sono tutte persone che hanno avuto un percorso di cui ho parziale conoscenza, questo per non dire che è da 20 anni che sono in questo ambiente, che faccio è questo, ma sicuramente che valuto bene chi possa far parte del tour, non dal punto di vista dei competitori, ma soprattutto dal punto di vista del giudizio tecnico, e i giudici che ci sono qui al tour sono persone di elevata qualità professionale e tecnica. Questo non per elogiare il nostro ospite, ma sicuramente per dire che ricordo bene, anzi, che il passato di questo ospite, come anche gli altri giudici, parte proprio dalla pista, uh-huh, perché io sono sempre convinto che il miglior giudice è sempre quello che ha provato la pista e sa cosa vuol dire essere là in mezzo. Certo. Ricordo bene che nel passato del nostro giudice c'è stato un momento competitivo che si è evoluto poi nella fase giudicante. Ovviamente la domanda è di rito, cosa si prova a passare da quel fronte a questo fronte? È dovuta una domanda in genere. Beh, indubbiamente la pista dà tutte altre emozioni, sicuramente. Però diciamo, diventare giudice comunque ti permette di poter valutare il livello degli altri gruppi, di poter comunque, come dire, creando la classifica, spronare anche i gruppi che diciamo non primeggiano a potersi migliorare. A potersi migliorare, quindi a mettere, perché in lo scopo della competizione, sì, il divertimento, ma è anche quello, è comunque migliorarsi insomma, come ballerini. Ecco. Va bene. Infatti quello che diciamo sempre al tour, che mi permetto io di dire quando saluto e ringrazio i giudici, che anche stasera credo ci stiano seguendo o troveranno il tempo di rivedere queste puntate, li ringrazio sempre di cuore, perché io mi rifaccio sempre alla loro professionalità, ma dico sempre ai competitori che il giudizio che loro esprimono è semplicemente indicativo per creare uno stimolo di formazione e di crescita. E di crescita. Non cullarsi sugli allori, ma mettersi sempre in gioco, e questa cosa può accadere solo se c'è qualcuno che da occhio esterno, come prima Giuseppe ha visto riguardando il gruppo. Ha detto abbiamo visto qualcosa che non andava. Il giudice ha questa funzione, certo, e al tour, nella piena professionalità che loro hanno nel loro mestiere, rendono disponibile questa possibilità, e io chiedo sempre a loro di farlo con grande umiltà e professionalità, ma sensibilità, perché chi ha di fronte, le persone che hanno di fronte sono persone che si mettono in gioco e accettano il loro giudizio. E io con spirito, così come l'ha fatto Maria Giovanna, infatti abbiamo un po' giocato tra di noi, ed è questo poi quello che faremo in questa trasmissione. Ci piace che anche i giudici si sentano a loro agio. Certo. E quindi ti ringrazio di essere stata grazie con noi. Grazie a voi per avermi invitata. E ci vediamo ovviamente al tour e poi nelle successive puntate di Dancifit Ballando al Tour. Grazie, okay, Maria Giovanna. Grazie a voi.
Allora, io direi di mandare immediatamente un altro blocco. Sì, perché dalla regia mi dice di dobbiamo stringere. Quindi mandiamo il secondo blocco, ci rivediamo al termine di questo per salutare i nostri amici ospiti, i nostri ragazzi della Stardance, e chiudiamo poi con il blocco finale. Quindi dalla regia possiamo rivedere vedere il secondo blocco. Secondo blocco della e via con i mi piace. Shut up and dance. Shut up and dance. Shut up and dance. Shut up and
poi succederà. E ci saranno giorni senza sole, senza più parole. Lo so che finirà e sarà forte il mio dolore per questo grande amore. Like so.
said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Allora, eccoci di nuovo in studio, la nostra ospite l'abbiamo ancora qui con noi, io l'ho salutata prima, l'abbiamo trattenuta, ormai si è abituata alla TV e quindi sta tranquilla. Si è rilassata. Quindi giusto due minuti per salutare. Velocissimi, sì. Velocissimi, perché poi lasciamo spazio all'ultimo blocco, ovviamente perché sanno in fremito a casa i telespettatori, devono vedere la nipotina, il figlio, la figlia, insomma, e quant'altro, vederli ballare. Ricordo il dischetto. Che si può prenotare a Canale 7 TV per quelli che si sono persi, diciamo, la tappa del 12 e prenotabili anche durante le gare al palazzetto. Certo. Quindi giusto per farlo vedere. E quindi il servizio alle gare al palazzetto è disponibile immediato, vuol dire al banco si comunica il numero, e in tempo due minuti gli danno immediatamente il DVD con perché il loro registrano già tutti i balli in maniera singola. Ovviamente il DVD con un ballo o più balli, quelli che ovviamente avete della vostra scuola, non un DVD per ogni ballo. No, ovviamente. Può sembrare una cosa esagerata. La spesa è modica, è contenuta, perché gli amici di 6TV vogliono praticamente far fruire il servizio a tutti con grande comodità. Certo. Allora, Nicola, noi salutiamo i nostri ospiti, sì. Quindi grazie e in bocca al lupo alla
Star Dance che è in competizione ancora al 2 di aprile, li ritroveremo in pista a combattere per qualificarsi, perché il tour è fatto proprio a tappe di qualificazione, abbiamo fatto la prima, il 2 di aprile sarà la seconda di qualificazione per poter accedere alla finale, dove dovranno ballare, dovranno vincere per andare all'assoluto. Sembra difficile, ma è una cosa e facile. E poi per l'assoluto allora, ovviamente noi avremo grandi sorprese che non riveliamo ora, ma ci no, lo faremo la prossima puntata. Per la prossima puntata. Vorrei solo salutare anche io i ragazzi, ringraziarli per essere stati qui con noi e vorrei dargli la possibilità ovviamente di salutare gli amici a casa anche per il loro certo appello che, personale. Certo che sì. Ringrazio voi per averci ospitato qui, saluto tutti a casa che ci stanno guardando, l'altra parte della Star Dance, loro salutano voi e a casa, ci vediamo il 2 aprile e votateci, siamo il numero 16 perché siamo un po' bassini di voti. Abbiamo controllato le preferenze, devono un po', non va bene. Devono risalire un po' la classifica dei like. Va bene, va bene, quindi io saluto tutto il gruppo, in particolare Anna, un bacio, e Giuseppe. E quindi ci rivediamo il 2 aprile al palazzetto. Grazie okay. mille a Maria Giovanna Molaro per essere stata con grazie noi. Grazie a voi. E ci vediamo anche lì, anche noi, il 2 aprile nel palazzetto. Noi invece ci salutiamo con voi. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete, Canale 6 TV, alle ore 20. Sempre io e Francesca. Se io tra l'altro ti interrompo perché io faccio così, io sono sì. una che interrompe, insomma che rompe gli argini e le cose. Secondo me, Nicola, io ora lancio, lo chiedo anche a Maria Giovanna che è un giudice e può, secondo me in una trasmissione che si chiama Dance Fit Ballando al Tour, tu e io prima o poi ci dovremmo produrre in una coreografia. Io credo che gli amici da casa non vogliono soffrire malesseri aggiunti, perché potremo anche essere bravi nel nostro mestiere, ma a ballare, facciamo ballare gli altri. Ma non è vero, non abbiamo mai provato e quindi non lo sappiamo. Mai dire mai. Vabbè, comunque scherzi a parte, speriamo che i nostri telespettatori siano stati bene in nostra compagnia. Ci rivediamo giovedì prossimo. Sempre alla stessa ora, alle ore 20, sempre su Canale 6 TV, ma non andate via perché noi ora lanciamo l'ultimo spezzone delle esibizioni che sono tenute il 12 al palazzetto a Battipaglia. L'ultimo blocco di oggi, con grande affetto vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento e vi aspetto tutti qui giovedì prossimo. Un saluto e ciao a tutti. A giovedì. Buon divertimento. Ciao. Be ready for the great music.
ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Une fois, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts.
para para pa 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 la la we la we la ya pa para para pa 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 la la ye la ye la ya pa para para pa 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 la la we la we la ya pa para para pa 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 la la ye la ye la ya pa para para pa 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 la la we la we la ya pa para para pa 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 la la ye la ye la ya. Alone.
Muscle up, shorts come off, skirts get loose, and it's nothing but thong. CJ, don't stop playing that song. I want you kiss her all night long. I'm in room 112, come on. 18 and over, we can get it on. She took that Patron to the head. Wonder what else she could take to the head. Eyes like that. I'ma say it again. She got those like a chop, chop, chop. Thighs like rock, rock.